nostra rubrica Il venerdì dal sindaco, oggi siamo a Pinasca, in Val Chisone, un comune che aderisce orgogliosamente alla rete dei comuni fioriti. Entrando nel municipio di Pinasca, qui alle mie spalle, si viene accolti da un curioso gruppo di statue in legno, Annibale e un elefante. Abbiamo chiesto il motivo di queste statue al sindaco Roberto Rostagno. Beh, questa è una leggenda, una delle leggende di Pinasca, è proprio quella del Ponte del Nibale, che è anche il nostro monumento simbolo del paese. La leggenda narra appunto che, come in tante altre parti del territorio piemontese, da qui sia passato Annibale con le sue truppe, con i suoi elefanti, e per attraversare il Rio Grandubbione, che è un torrente che nasce da una valle secondaria della Val Chisone, abbia costruito un ponte per passare dall'altra parte. Sicuramente questo non è il ponte costruito da Annibale, perché è un ponte del 1600, però anche alcune altre piccole leggende narrano che in passato qualche resto di ponti quantomeno romani sia stato trovato nei pressi di questo ponte, e quindi a noi piace pensare che da qui sia passato Annibale. Fra le curiosità di Pinasca, la leggenda della Fontana dell'Orsa. Sì, questa zona, la fontana, si chiamano appunto dell'Orsa perché la leggenda narra che qui in tempi antichi la popolazione vedesse sempre venire ad abbeverarsi un orso, cosa che ovviamente non dava così tanta sicurezza alla popolazione. Però col passare dei giorni, passare dei mesi, in un certo senso la popolazione si era anche affezionata a quest'orso. A un certo punto non videro più l'orso e furono un po' preoccupati, diciamo, pensando che quest'orso fosse morto in qualche maniera. Dopo qualche mese, però, con loro piacere, videro che quest'orso era ritornato alla fontana, ma non era ritornato da solo, ma era ritornato con due orsacchiotti. Evidentemente non si trattava di un orso, ma di un'orsa, e qui da qui nasce la leggenda dell'orsa che dà il nome a questa fontana e a questa zona. Sicuramente il nostro comune ha un territorio molto vasto, è fatto di diverse frazioni, tra cui, come abbiamo visto, come ha citato lei, ci sono Pinasca, Dubbione e altre due frazioni principali che sono Borgo Sollier e Castelnuovo, e poi una marea di altre piccole frazioni, e poi l'abitato di Gran Dubbione nel vallone adiacente. Pinasca, in verso Pinasca, di per sé non sono sempre stati una comunità divisa, ma lo sono dal 1666, principalmente perché sono divise queste due comunità, e sono due comuni tuttora separati, perché ad un certo punto i due comuni facevano parte di due stati diversi, mentre da questa parte si faceva parte il comune di Pinasca, questa parte della valle del Regno di Francia, dall'altra parte invece era il Ducato di Savoia, e quindi non potevano essere un'unica comunità, e da allora non sono stati più riuniti fino al ventennio fascista, in cui molti comuni sono stati accorpati, ma praticamente subito, già nel 1948, i comuni sono di nuovo diventati separati, e ancora oggi lo sono. Sindaco, abbiamo visto la sua grande passione, la sua cultura, ma quanta esperienza, professionalità e passione ci vogliono per fare il sindaco oggi? Ma sicuramente per fare il sindaco oggi ci vuole tanta passione e amore per il proprio territorio, e comunque la volontà di mettersi a disposizione per i cittadini. A Pinasca c'è anche una bella storia di solidarietà che affonda le sue radici alla fine del 1600. Si tratta del gemellaggio con la tedesca Wiernsheim, che accolse molte famiglie esiliate da Pinasca perché valdesi. Loro sono partiti, sono andati là, e là hanno fondato alcuni nuovi paesi, che hanno chiamato proprio Pinasch e Serre. Serre è una delle borgate principali di Pinasca. Questo è molto importante, molto significativo per noi, tanto che a partire dagli anni 80 del secolo passato si è riniziato un rapporto con queste comunità, ed è stato istituito nel 1984 il gemellaggio con il comune di Wiernsheim, perché Wiernsheim in realtà negli anni 70 è il comune che ha inglobato il comune di Pinasch e il comune di Serre.